Allora, come nasce intanto questa collaborazione tra un centro commerciale che di solito, anzi sempre, si occupa di grandi marchi, grande distribuzione e il piccolo artigianato locale? Allora, devo dire che il centro commerciale Concadoro nasce come luogo appunto di shopping, ma la nostra strategia è quella soprattutto di essere non soltanto luogo di shopping, ma anche luogo di incontro, di intrattenimento e dare soprattutto una visibilità, una vetrina a quelle che sono le tradizioni del territorio. La nostra mission infatti è quella di creare proprio dei rapporti con il territorio. Collaboriamo quotidianamente con associazioni locali, con imprese locali, proprio per dare visibilità anche in questo momento storico che non è dei migliori. Quindi ora adesso stiamo ospitando il Nino Parrucca con questa mostra patrocinata dalla Regione Siciliana, perché ci sembra un'occasione unica per dare un'ottima vetrina e visibilità agli artigiani, dando forza alla tradizione e alla cultura siciliana, che è importante comunque inserirla anche in un contesto commerciale come il centro commerciale. Certo, vi siete affidati al numero uno dell'artigianato siciliano, che è Nino Parrucca, quindi giocate in casa, diciamo così. Sì, tra l'altro collaboriamo sempre con Nino Parrucca. Da quest'anno abbiamo attivato ottime sinergie con lui per mostre di pittura, abbiamo ospitato lo scorso mese una mostra di paladini siciliani, quindi diciamo che il nostro obiettivo è quello di continuare a collaborare con lui, anche perché è un maestro in questo campo, quindi ci affidiamo a uno dei migliori. Dobbiamo complimentarci con la struttura Concadoro, aver preso una giovincella come te responsabile. I giovani, il futuro è nei giovani, quindi meglio dare forza ai giovani che sono molto creativi. Ci sono state tra l'altro molte campagne di comunicazione della Regione Siciliana a favore dei giovani, invece in questo caso diciamo che anche Zamparini ha voluto scommettere su di voi. Assolutamente, poi tra l'altro lo staff di direzione del centro commerciale è formato da 4 donne, tutte giovanissime, quindi... E c'è uno spazio per infilarmi là dentro io in mezzo alle donne, più che altro. Si può fare questa cosa? Non si può, soltanto le donne sono accette. Allora Purceri, questo dovrebbe essere il primo grande messaggio agli artigiani, un messaggio diciamo di positività. C'è stata questa grande crisi economica e voi vi siete subito attivati insieme a Nino Parrucca, che rimane un personaggio importante all'artigianato siciliano, qui al grande centro Concadoro, proprio perché grande distribuzione e piccolo artigiano potrebbe essere un binomio importante per insomma distruggere questa crisi economica, se si può distruggere. Ma noi come Casa Artigiani abbiamo sempre creduto in queste manifestazioni, perché danno l'opportunità di far conoscere, soprattutto in un centro come la Concadoro, la possibilità di far conoscere quelli che sono i prodotti che vengono prodotti nel luogo. Far conoscere i prodotti ai palermitani, tutto quello che viene prodotto qua a Palermo, per noi è una positività. Naturalmente tutto quello che noi ci prospettiamo anche in via futura, grazie anche a Nino Parrucca, è quello di non fermarci soltanto a questa iniziativa, ma cercare di internazionalizzare quelli che sono i prodotti dell'artigianato oltre i confini della nostra patria. Senti Purceri, io so che insomma, anche per fare chiarezza, Casa Artigiani è l'associazione quella che detiene più numeri iscritti artigiani a Palermo, naturalmente, vero? Sì, confermo, Casa Artigiani è sempre stata l'organizzazione che come iscritti artigiani è la maggiore in Palermo, anche perché non abbiamo mai voluto perdere quella che è la nostra identificazione di organizzazione degli artigiani, quindi noi siamo esclusivamente un'organizzazione degli artigiani che difendiamo, tuteliamo e cerchiamo e sviluppiamo quelle che sono le imprese della provincia di Palermo. E sappiamo pure che c'è un Panasci che è per sempre e che vi si sta avvicinando e già si vede dalla gravattuzza, insomma ti stiamo cominciando a coltivare dal punto di vista della comunicazione, vero? Sì, questo è molto positivo perché Francesco Panasci naturalmente è una persona che per comunicazione io penso... Non sono io, è un altro. Per comunicazione io penso che non ha niente da ridire a nessuno, anzi è una delle persone che riesce a dare comunicazione anche oltre i confini della nostra patria, anche a livello naturalmente comunitario. Devo dire che ne ho sentito parlare bene anche a Strasburgo. Roberto, tu invece
Che ne pensi di questo Presidente? Siamo di nuovo tutti abbastanza operativi, no? Ma abbastanza operativi, dobbiamo essere abbastanza operativi in questo periodo di crisi dove gli artigiani hanno bisogno di un'associazione che li segua e li aiuti a mantenere la loro operatività in tutto e per tutto. Quindi anche dal punto di vista morale, vero? Soprattutto perché certe volte basta anche poco, il sorriso, il morale, dire insomma ce la faremo, sì. Il passaggio dalla crisi al momento buono arriverà presto. Ma è soprattutto quello che bisogna diffondere, cercare di aiutare moralmente gli artigiani in questo momento di difficoltà, anche perché spesso e volentieri le istituzioni purtroppo dobbiamo dire che non vengono completamente incontro a quelle che sono le esigenze della piccola impresa. E noi faremo qualche puntatina con le istituzioni dentro la nostra Tana del Lupo, con te presente, qualche artigiano, e racconteremo a questi signori che spesso si dimenticano, forse perché non l'hanno mai fatto, certo. Quindi lavorare, che significa lavorare? Che significa produrre in questa terra, e noi glielo ricorderemo insieme se vuoi. Questo con piacere, perché fa piacere dire quello che dovrebbero fare, non quello che pensano di fare, perché noi conosciamo il territorio e quindi coniughiamo quello che si deve fare alle esigenze del territorio, mentre loro non so, hanno dei progetti che poi alla fine non si sposano e non si coniano completamente con quelle che sono le esigenze del territorio e rimangono fine a se stessi. Allora, diamo il via a questa iniziativa, non c'è un taglio nastro, ma è come se ci fosse, sì, giusto? Perché d'altronde ormai sono le 11, il centro apre alle 9 e mezzo. Alle 9. E siamo già operativi dalle 9. Perciò siamo, pazienza, abbiamo saltato questa fascia, però adesso siamo operativi. Perciò a questo punto partiamo con Silvio Greco, che è un nostro artigiano del settore artistico tradizionale per le sue opere, ma meglio di me li spiegherà lui come sono fatte. Bene, allora Silvio, cosa proponi quest'oggi? Ma i nostri quadri, che è una novità, sono dei quadri in vetro, sempre, ovviamente parliamo sempre di incisione fatta a mano e colorata sempre a mano, quindi come novità abbiamo i quadri e poi le vetrate che non ci abbandonano mai, sono, come dire, sono il tuo punto di forza. Sicuramente sì, sicuramente tutto sì. Tutto il mondo conosce le vetrate artistiche queste di Silvio Greco. Sì, però anche il centro Conca d'Oro, dico, questa è la prima volta che siamo qua, penso che è un centro abbastanza trafficato. Pensa che in un carrello vedremo qualche vetrata artistica anche di Silvio Greco, giusto? Assolutamente. Il carrello lo contiene o avete fatto dei carrelli apposta per lui? No, dei carrelli apposta per... No, i carrelli sono quelli di Auchan, quindi... Ma che gli diamo aiuto con i vostri collaboratori, giusto? Esatto, assolutamente. L'importante è vendere. Il mio motto è vendere e creare pure. Il mio amico Mantegna è un artigiano orafo, quello che vende, produce lui. Lui dice che fa gli abiti su misura, solo che li fa in oro o in oggetti così preziosi. Tu ci porti la tua mano e lui ti fa l'anello adatto per la tua mano, secondo la tua figura, secondo la tua storia e così via. Perciò un artigiano così è difficile trovarlo, perché è un sarto de orafo, diciamo. E allora Mantegna, come ti difendi da questa bella presentazione di Nino Parrucca? No, non devo difendermi, anzi cerco di
accostarmi a Nino. Abbiamo questo nuovo progetto che si occupa appunto della progettazione del gioiello in relazione ai dati anagrafici del committente. A questo quindi, punto tu a Claudio cosa gli faresti per esempio? Prima dovrei guarda i suoi occhi, dovrei ricevere i suoi dati anagrafici, dopodiché insieme possiamo andare a realizzare un oggetto su misura. È come realizzare un abito su misura, lo possono anche copiare, ma non sarà mai delle misure della bellissima signora. Per dati anagrafici che cosa intendete? Nome, date... cognome, data di nascita, tutto fa parte integrante di questo. Anche le misure? Questo è soggettivo. Questo è soggettivo. Le misure della mano intendevo, tipo guardate alla... guardiamo la mano di... È questo che intendevo dire naturalmente, certo. Noi lavoriamo da 3 generazioni, ceramiche artistiche siciliane, quindi Caltagirone, Palermo, Sciacca, e su ordinazione creiamo oggetti come complementi d'arredo, cuscine. Si diceva quando Nino Parrucca produce delle attività di questo tipo non invita altri ceramisti, invece questo non è vero. Non è vero, anzi è una persona abbastanza graziosa con tutti e appunto ha aperto questa, come dire, strada un po' a tutti gli artigiani, il primo io, giovane, sì, e lo seguiamo volentieri, molto volentieri, sì. Grazie. Prego. Cosa proponete in questa nuova avventura dentro un grande store? Sì, Maria Grazia propone proprio gioielli, proprio se date, lei è una donna sia moderna che anche dinamica, per tutti i gioielli possono essere eleganti, ma anche sportivi allo stesso tempo. E poi abbiamo fatto anche una serie di acquasantiere che ci ripropone anche l'antico e classico delle nostre ceramiche. Allora, cosa proponete in questo appuntamento qui al grande store Concadore? Borsa in patchwork, è un po' di tutto, la cultura siciliana, il manufatto siciliano. Tra l'altro vediamo diversi tipi di tessuti, la scelta da chi dipende? Da Antonio sicuramente, il suo modo di fare, sì, da lui, tutto parte da lui. Quindi questo potrebbe essere uno strumento per combattere la crisi, quello di essere qui oggi? Ce lo auguriamo, quello sì, ce lo auguriamo. Però meglio essere ottimisti che pessimisti. Quello sì, senz'altro. Ce l'auguriamo di essere ottimisti. Che Dio ce la mandi buona. E Santa Rosalia, soprattutto, che è il periodo del festino. Ce la mandi giusta. Ce la mandi giusta. Anche le cose buone da mangiare è artigianato, giusto? Artigianato pure, perché li fate a mano. Noi siamo artigiani di quelli d'occhi. La vostra specialità? Allora, la nostra specialità sono biscotti al pistacchio, delle roccette al pistacchio, delle sussamele alla mandorla, poi abbiamo delle paste di mandorla, quindi la tradizione, il massimo della tradizione siciliana, poi dei biscotti al sesamo, sì, tipici, la tipicità, i taralli, che è pure un dolce molto, dei biscotti da latte, poi abbiamo la mandorla tipica delle nostre zone del palermitano. Quindi questa è vostra proprio? Sì, questa è mandorla di Baucina, perché molti lavorano mandorla proveniente dall'estero, tipo dalla Spagna, dalla California, noi invece lavoriamo con prodotti con materie prime della Sicilia. Siciliana. E il pane invece? Il pane c'è, del pane di grano duro, diciamo di grano duro, e del pane integrale. Sempre prodotto da voi? Sempre prodotto da noi. Voi dal pane al dolce, insomma, servite il vostro pubblico per la gola, cioè li prendete per la gola? Li prendiamo per la gola, però solo ed esclusivamente per la gola. Cerchiamo di dare il nostro meglio, qua siamo gli artigiani alla conquista dei centri commerciali. E questa è un'operazione che Nino Parrucca ha voluto fortemente e penso che i risultati arriveranno. Mi auguro di sì, anche perché dico, mi sembra il posto ideale per poter organizzare cose del genere. Nino Parrucca è il personaggio adatto anche nel fare cose del genere. Speriamo che vada bene, perché in un momento di crisi bisogna anche capire che bisogna acquistare degli oggetti che hanno una certa qualità principalmente, e la qualità si trova negli artigiani, e gli artigiani siamo un po' noi. Io mi occupo di ceramica già da quasi 20 anni, faccio ceramica di qualità e un po' decorazioni a mano e oggetti, sono delle mattonelline, queste decorate col paladino. Questo per la ceramica? Queste ceramica, sì, smalto e decorazione. Poi facciamo le collanine. Facciamo un po' i nostri gioielli di maiolica, ci teniamo a dirlo, questa è maiolica, vuol dire che i colori, l'oggetto è infornato 2 volte,
quindi i colori rimarranno per 500 anni almeno, quindi garantiamo il prodotto e garantiamo l'intera manualità degli oggetti. Poi ci sbizzarriamo anche nel fare degli oggetti. Vi invito a vedere un po' il giardino verticale, che è il nostro cavallo di battaglia e le nostre novità. Io, con la collaborazione di un architetto che è Ivana Genova, abbiamo disegnato e realizzato degli oggetti che vanno a parete. Questo è l'esempio di un giardino verticale che uno può mettere ovunque, sia nei terrazzi, sia nelle ville, dove può coltivare dalle spezie, può piantare le piante grasse con nessun fastidio, perché si innaffia la parte di sopra, il buco fa fuoriuscire l'acqua e insomma si innaffiano automaticamente tutti gli oggetti. Poi facciamo le maioliche anticate, che sono queste qua, ma che voi avete già visto negli scaffali. Vedo dal tuo sorriso, insomma, che ci credi a questo. Sì, sì, sicuramente, no? Sono contento e vedo che la gente dovrebbe rispondere a queste cose, anche perché incuriosisce. Assolutamente, dico, sì.